Carrieri. Forza Italia. Carrieri, ci vuole lasciare qualche dichiarazione. Puoi andare un po' più in basso, che adesso è mezzogiorno, guardatevi la... Ci sono delle voci fuori campo che disturbano la nostra diretta, ma noi continuiamo imperterriti. Allora, Carrieri, spiegaci, tu sei insomma lo scienziato del gruppo, quindi anche senza farne uso puoi spiegarci l'effetto degli stupefacenti. Allora, sostanze di cui non ho mai nemmeno visto il colore, se non mentre le analizzavo da distante, perché sono pericolose. Con una merda mia. Effettivamente. Interrompiamo ora per la pubblicità. Non è scegliete birra della stratosfera. Attenzione, interrompiamo. Ma è buona. Sì, se però ce l'avevi senza R era meglio. Interrompiamo. Staro Pramen. Brincate lo stesso. È controproducente la pubblicità. Non comprate la Tuborg. E soprattutto aggiunto con effetti degli icon. Diciamo che fa. Attenzione, in lontananza vedo l'ospite d'onore della... La trasmissione, Claudio Gambella. Claudio Gambella, Claudio, dici qualcosa. Ho già detto tutto quello che devo dire. Ti è piaciuta questa gita? Come no? Il tuo giudizio sulle sui monumenti, i musei? È interessante. Sulle donne? Interessante. Cosa ti ricorderai delle ceche? Il culo. Tutto in... Ma che diavolo? Questo. Questi comunisti tentano ancora di spegnere la voce di Dio, ma noi continueremo. Claudio, cosa dirai appena tornerai in Ancona, chi non è venuto con noi in gita? Che hanno fatto una cazzata. Cazzata su telerapponi non si dice. Chiedo scusa. Corbelleria. Viva Dio, viva Dio! Claudio, questo è il tuo momento, ci vedrà, sei davanti a miliardi di telespettatori. Lo stesso Papa, che poi sentiremo in diretta, ti ha... cioè ti sta guardando. Non lo sto. Mamma mia, eretico, eretico, Gambella, vi giuro, lo bruceremo come le streghe. C'è una diretta, attenzione, Maria Costanza Petrini direttamente dal Cona. Al telefono, al telefono. Al telefono. Oh ragazzi, sei pronto? Pronto, sono io. Buongiorno professoressa. Salve, salve, salve. Va. Chi sei? Come ti chiami? Chi sei? Carrieri? Niente, volevamo chiedere un po' come va la sua storia col professor Chiappa. No, non si può dire, non si può dire, però insomma lascia intendere. Si capisce. Adesso l'ultimo ospite, diciamo quello più importante, che ho l'orgoglio di presentare per la prima volta, non capita a tutti di parlare con Benedetto XVII. No! Salve, signori e fratelli, sono lieto di parlare in questa trasmissione che tutti apprezziamo per la particolare sensibilità e fedeltà verso quella mentalità puramente cattolica. Lieto! Prego, prego. Cosa ne pensa lei della prostituzione, che purtroppo è ancora uno dei più gravi problemi di questo paese? Io penso che l'essere umano si sia perso in questi tempi e quindi abbia bisogno di ritrovare il se stesso, ma non il se stesso inteso come uomo, ma soprattutto come parte spirituale dell'essenza dell'uomo. Perché l'altra sera era in un bordello? Ah però! Santità! Ma sicuramente l'uomo compie degli sbagli, l'importante è riuscire sempre a pensare che le giuste situazioni possono essere riconosciute sempre nel migliore dei modi, ma soprattutto ricordatevi che Dio vi guiderà sempre nel migliore dei modi. Pregate. Sbagli da 3500 coloni? I soldi sono sicuramente una parte presente nella nostra società attuale, ma non hanno questa importanza. Lo spirito. Questo tagliato però. Fammela veloce. Che bello. Amen. Ok. Bene. La praga è tutto. Adesso la sigla. Per te le pace. Un alleluia e un bacio a tutti. Viva Dio! Dio.